Direttore Silvano Toma, una domenica di sosta utile a ricaricare le pile, però il calcio c'è sempre, la squadra si allena, la dirigenza è presente. Oggi ci sembra una domenica anomala perché il campionato è fermo. La cosa positiva è che stiamo recuperando tutti gli infortunati. Oggi abbiamo fatto una partita con la Juniores e quindi abbiamo visto in campo quelli che domenica scorsa non sono potuti venire a giocare lì a Portici. E niente, stiamo recuperando bene, i ragazzi li ho visti in forma e sono pronti già in settimana, da una settimana ad arrivare a domenica al massimo della loro potenzialità. Mi fa piacere perché da questo momento in poi speriamo, infortuni permettendo, avremo la squadra al completo, tutta a disposizione, e quindi avremo una marcia in più. Il mister potrà contare su tutti gli uomini e quindi avrà più ricambi e potrà far riposare in questa ultima parte di campionato un po' tutti e far girare tutti, e finalmente noi vedremo la squadra al completo. E la sconfitta di Pozzuoli sembra ormai alle spalle, è stato un brutto capitolo mal digerito dal mister soprattutto, però i ragazzi sono sembrati aver superato, diciamo, questa brutta pagina. Purtroppo con la Budolana abbiamo fatto una brutta partita, è inutile girarci intorno, abbiamo giocato male e forse non l'abbiamo preparata bene mentalmente, oppure abbiamo sottovalutato gli avversari. Comunque c'ha anche il terreno di gioco ci ha penalizzato, perché comunque la nostra è una squadra abbastanza molto tecnica, anzi non abbastanza, molto tecnica, e priva comunque di 5 elementi, quindi lì abbiamo fatto un po' di fatica là in mezzo al campo. Poi sinceramente a livello caratteriale forse è l'unica partita in cui non mi è piaciuta, perché potevamo fare molto meglio, potevamo un attimo stringere i denti. E come dico io e ho detto anche a loro, le grandi squadre anche nelle domeniche di difficoltà, quando magari le cose non vanno bene, devono riuscire a perlomeno a venire fuori dal campo con qualcosa. Invece non è stato possibile perché appunto c'è stato un approccio veramente sbagliato. I ragazzi comunque lo hanno capito e niente, si sono rimessi subito al lavoro, in settimana si sono allenati veramente bene e sono veramente pronti per domenica prossima ad affrontare un'altra sfida, insomma. Siamo nel clou del campionato, entriamo anche nella fase primaverile, tappe diciamo ravvicinate, recuperi in corso, un campionato che ancora non esprime una leadership. Il Nardò che ruolo potrà recitare in queste ultime giornate, insomma? Il Nardò può recitare una bella sorte, e come non può, cioè noi siamo lì, praticamente ci mancano 5-6 punti per la salvezza. Come abbiamo sempre detto, quest'anno è un anno di crescita della squadra e della società, di tutti. È chiaro che oggi ci ritroviamo lì e quindi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima, cercare di vincere quanto più partite possibile e vedere dove riusciamo ad arrivare. Noi non abbiamo pressioni, nel senso non siamo partiti per vincere il campionato. È chiaro che oggi ci troviamo in una posizione tale che, aspettando chiaramente i recuperi, vedremo fra qualche domenica dove saremo effettivamente, perché avremo una gradatoria della classifica reale e non virtuale come quella che è oggi. E vediamo un attimo, giochiamo la prossima partita. Io l'impegno, gli ho detto ai ragazzi di mettere il massimo impegno in ogni sfida, in ogni domenica, e non devono pensare a niente, non devono pensare ai playoff, non devono pensare a vincere il campionato, devono pensare domenica dopo domenica a fare il meglio che riescono a fare. Poi se fra 6-7 domeniche saremo ancora nella posizione che occupiamo oggi, e allora vedremo di tirare fuori gli artigli per raggiungere qualsiasi traguardo. Perfetto, grazie molto. Grazie a voi.